Amici cacciatori, parliamo oggi di un accessorio sicuramente particolare, ma che può essere anche molto utile a caccia. È un visore termico, parliamo di Night Hog, e questo è il modello TIR M35 X-Core. Perché dico che potrebbe essere molto interessante e anche utile? Lo vedete adesso applicato ad una tipica ottica da battuta che abbiamo montato sulla nostra carabina Argo E Pro, un fucile utilizzatissimo appunto in queste tipologie di caccia, nella caccia in battuta. L'ottica è una Geco Black con degli ingrandimenti 1.6x24. Ci sono diversi adattatori che rendono questo visore quindi assemblabile con diverse tipologie e diametri di campane. Questo che abbiamo si adatta perfettamente alla nostra campana da 30 mm. Infatti vediamo che va in perfetto allineamento con la nostra ottica e, chiudendo questa semplice ghiera, il visore va in funzione, riproducendo perfettamente ciò che ci mostra la nostra ottica. Disassemblando il dispositivo, è utilizzabile da solo, svolgendo perfettamente la sua funzione di monoculare. Ci permette pertanto di osservare il territorio, riuscendo a captare tutti gli esseri viventi, quindi in grado di emettere calore, che a quel punto verranno evidenziati, emetteranno un bagliore e diventeranno fosforescenti fino a una distanza di 1600 metri. Essendo concepito per interfacciarsi con dei cannocchiali, usato come monoculare, il Night Hog non ha capacità di regolazioni dioptriche. Altra funzione molto importante: immaginiamo una situazione in cui abbiamo colpito un selvatico e siamo ormai vicini all'orario crepuscolare, serale. Con la sua capacità di messa a fuoco già nelle brevissime distanze di 50 cm, il visore Night Hog ci guiderà perfettamente lungo le tracce del selvatico. Parlando di caccia in battuta, ci sarà possibile all'interno del bosco vedere, distinguere chiaramente quelli che sono i contorni del nostro obiettivo. Quindi sapremo esattamente quale selvatico si sta muovendo anche nel folto del bosco, e non solo. È un grande valore aggiunto in termini di sicurezza, perché non solo ci permette quindi di distinguere la tipologia di selvatico, ma anche di distinguere tutto ciò che selvatico non è. Quindi saremo in grado di distinguere un cane in movimento o il movimento di qualche altro nostro compagno di caccia che magari nel frattempo si è spostato. Quindi il Night Hog ci evidenzierà quelle che sono le sembianze umane e ovviamente non quelle di un selvatico. Il menu di controllo è molto semplice, è composto da tre tasti, due di selezione ed uno di conferma. Quella che vedete assemblata è una batteria estesa e ha una autonomia di 4 ore continue in funzione. Ma il Night Hog si alimenta anche con comuni batterie CR123 al litio, facilmente reperibili sul mercato. Il fatto che sia un dispositivo tecnologicamente molto avanzato non deve però trarci in inganno e farci immaginare qualcosa di delicato. Infatti il Night Hog viene ricavato da un blocco intero in magnesio, è quindi pensato per un utilizzo a caccia in qualsiasi situazione e anche per evitare qualsiasi tipo di appannamento, è riempito di azoto. È importante sottolineare che ciò che noi riusciamo a vedere attraverso il nostro visore termico non è assolutamente influenzato dalle condizioni di luce, ma soltanto dalla quantità di calore appunto emesso da ciò che noi stiamo guardando. Assemblando e disassemblando il visore Night Hog abbiamo anche notato che l'azzeramento dell'ottica rimane invariato, quindi il punto di impatto, andando ad aggiungere il visore termico, sarà sempre lo stesso. Un visore che dal punto di vista tecnico sicuramente non va ad ostruire l'azione di caccia, non va ad aggiungere un peso e quindi a sbilanciare l'arma anche durante il suo puntamento. Non si avverte assolutamente nessuna differenza nel momento dell'imbracciata.
Questo visore, come tutti i dispositivi Nighthawk, è distribuito da RUAG Italia e arriverà in una valigetta come questa in tutte le vostre armerie.